ovviamente riguarda il boom virgolettato, certo. E la parte seria riguarda appunto il riarmo e la questione nucleare, certo. in genere, perché ovviamente, correggimi se sbaglio, è una cosa che ci riguarda tutti, ovviamente, certo. Non solo come italiano ma come mondo intero, se ne sente spesso parlare o troppo poco a seconda dei punti di vista di chi ne parla. Ovviamente viene spesso associato a nazioni quali l'Iran, Ahmadinejad, talvolta invece alla Corea del Nord, però ovviamente è una questione molto più ampia e che diciamo sarebbe bene non focalizzare solo in quei punti, poi eventualmente in questo ne parli ovviamente te. Perciò ecco la mia domanda, diciamo, il mio là sarebbe questo, fare una specie di piccolo prospetto della nostra situazione in questo momento, cioè come siamo messi, non bene, su questo non c'è dubbio, però ecco, vediamo, strutturiamolo un po' con alcune... Forse si potrebbe sintetizzare con due parole, dicendo che siamo seduti su una polveriera, che non è una cosa molto incoraggiante, ma io dico solo alcune cose. Io mi pare che proprio nello spirito della serata ci sia di, come dire, dare qualche stimolo semmai o provocazione, e poi lasciare così spazio a voi per le domande, per le curiosità, ma da seguire, non da imporre un tema, insomma, ma da seguire quel processo di curiosità. Gli armamenti nucleari sono un grande pericolo da circa 60 anni, cioè da finita la Seconda Guerra Mondiale, che è finita con Hiroshima e Nagasaki. Per fortuna non ci sono state altre esplosioni militari, perché ci sono state tante esplosioni nell'atmosfera, test nucleari, che hanno lasciato un residuo di radiazioni. Viviamo in un mondo che è molto inquinato, anche questo lo dico e lo lascio lì da parte. E durante la Guerra Fredda le armi nucleari sono state la base dell'equilibrio fra i due blocchi, e in qualche modo hanno anche contribuito a salvarci dall'olocausto nucleare. Abbiamo avuto degli arsenali nucleari nel mondo che sono arrivati a qualcosa come 70.000 testate nucleari alla metà degli anni 80, che naturalmente sarebbero state sufficienti per distruggere tutta la Terra parecchie volte, non una volta sola. La logica era di un equilibrio tale che nessuno dei due nemici che si affrontavano potesse sferrare un attacco all'altro, un primo colpo, perché sarebbe stato cancellato dalla carta, insomma avrebbe subito una ritorsione insostenibile, quindi insomma nessuno aveva l'interesse ad attaccare. Poi c'erano stati molti rischi di che scoppiasse una guerra per errore, questo è un altro punto che lo lascio lì e se ne può eventualmente parlare. Finita la Guerra Fredda, quando queste armi nucleari, questi grandi arsenali, sembravano diventati inutili, perché non c'era più bisogno di dissuadere l'altro, era un altro che aveva perso la Guerra Fredda di fatto, c'è stata un'illusione, anche con motivi fondati, che le armi nucleari ormai non servivano più per lo scopo a cui erano state, per cui erano state realizzate, e che quindi la speranza che sarebbe stato eliminati gradualmente, e c'è stato un processo che andava in quella direzione. Però alla seconda metà degli anni 90 la situazione è cambiata. Pensate che oggi non ci sono più 70.000 armi nucleari, ma si vale perché ce ne siano attorno a 26.000, che non è poi che sia una grande riduzione, insomma un terzo, ma siccome erano talmente sovrastimati quegli arsenali, anche 26.000 sono effettivamente troppe. Poi sono proprio ancora in stato di allerta, puntate su obiettivi della parte, non voglio dire di nemico, perché ogni giorno in teoria... Prego. Però insomma, i rischi non sono diminuiti, questo numero di armi non ci fa stare tranquilli, anche perché, e questa è l'ultima cosa che dico, per poter arrivare gente, cioè il pienone per questo. Ora è passato da circa 70.000 armi nucleari che c'erano in totale nel mondo, il massimo a cui si è arrivati verso la metà degli anni 80,
dopo la fine della guerra fredda c'è stata una diminuzione, ma non così drastica come si sperava che si andasse verso appunto l'eliminazione totale delle armi nucleari, perché ormai non serviva più per quello scopo di dissuadere l'avversario da un attacco. E invece questo processo di disarmo che era cominciato si è arrestato, ma perché è cambiato il ruolo assegnato. Buonasera. Ecco, cosa volevo dire? Ho fatto a volumi questa prima stimolo che mi hai dato, che il processo si è arrestato, diciamo appunto, si parla attorno a 26.000, perché purtroppo è cambiato abbastanza rapidamente il ruolo assegnato agli alleati. Prima aveva un ruolo di dissuadere l'altra parte dalla terra, e proprio per non usarle, perché c'era la consapevolezza di usarle, ci aveva portato a un olocausto nucleare che poteva mettere a repentaglio la vita nel futuro dell'umanità. Oggigiorno il mondo unipolare che c'è e lo squilibrio delle forze in campo, c'è purtroppo una dottrina, è cambiata la dottrina sul possibile utilizzo delle armi nucleari, e le nuove dottrine prevedono l'uso delle armi nucleari effettivo. Siamo più a questa che si chiama il ruolo di dissuasione, ma ha un ruolo, un possibile ruolo dell'uso di queste armi sui campi di battaglia per vincere delle guerre, senza tenere conto, a mio parere, che il ricorso all'arma nucleare, come non c'è mai più stato nei tempi di Hiroshima e Nagasaki, scatenerebbe delle reazioni e delle conseguenze che sono imprevedibili. È difficile capire un eventuale paese attaccato con armi nucleari come potrebbe reagire, non esiste neanche una prova storica di questo. E quindi a mio parere, io sono anni che lo dico, oggi il rischio è più grande, che non ai tempi della guerra fredda, perché non c'è più quel freno, e c'è anzi il ricorso a tutte le armi possibili e immaginabili, perché oggi pare che siano le guerre che decidono i destini dell'umanità e i destini anche dei conflitti locali, della guerra per le risorse, per i petroli e così via. E quindi a mio parere il rischio è proprio grande, perché d'altra parte mi fermo dopo questo, credo che abbiate letto tutti, ho sentito alla televisione che sono stati fatti preparativi per un attacco all'Iran, e in cui probabilmente, se venisse fatto, verrebbero usate le armi nucleari, perché hanno potere distruttivo, che per quello scopo lì potrebbero sembrare le più adatte, ripeto, senza però tener conto di quali conseguenze si scatenerebbero. Non perché l'Iran possa reagire con le armi nucleari, perché non le ha, come si vuole pensare, se ne parla. Prendiamo postazione. Vieni qui un po' al massimo, diciamo, prendere la sede. E addirittura, no, rilascio su questo, dell'Iran l'hanno esplicitamente detto, proprio a carattere di dissuasione preventiva. Esatto, esatto. C'è anche la teoria dell'uso a scopo preventivo, il possibile uso a scopo preventivo delle armi nucleari. Prima siamo partiti con la guerra preventiva, poi esatto. Lo scalino dopo l'utilizzo delle armi nucleari. È chiaro che quella logica non ha limiti, come la logica del più forte, e il più forte più mezzi ha e più è forte. Senti, ma quest'Iran, questa Corea del Nord, fanno paura, sono vere le paure, cioè si fa bene a temere due dittature, insomma, perché più o meno insomma, sono dittature, c'è dell'altro, la paura è amplificata, è proprio dubbio anche lì, questo, sì. Senso che sicuramente sì. Non sono due stati, due governatori, quello della Corea del Nord, e Ahmadinejad, che mi piacerebbe avere come sindaco di Firenze, nemmeno lui mi piace, insomma, nemmeno loro, però quanto bisogna temerli. Nemmeno Bush. Nemmeno Bush. Quindi su questo bisogna stare attenti, sì. Sono le canaglie, gli stati canaglia, no? Perché chi stila gli stati canaglia. Esatto. Dunque il discorso sicuramente è anche complesso, ma cercando di ridurlo, io faccio una precisazione che facevo prima di cominciare, ma la faccio anche adesso.
Io dico molto chiaramente le cose che penso io e i miei pareri, non è detto che siano quelli, come dire, né maggioritari in giro, né che voi dobbiate pensarla come me, insomma, io li dico perché io credo che le informazioni in questo settore siano così falsate, parziali, spesso coperte da false, nascoste, che io almeno, come dire, sono una campana dissonante, ecco, almeno è un modo perché ognuno si possa cercare di farsi la propria idea, che semmai non sia la mia, ma non sia più quella della televisione, perlomeno, ecco, o degli organi di disinformazione che di solito si leggono, ecco, quindi le provocazioni sono anche queste. Ecco. Allora, l'Iran più che la Corea del Nord, credo che la Corea del Nord non potrebbe fare male a nessuno, a meno che non sia ridotta, come dire, costretta a una reazione. L'Iran indubbiamente ha delle ambizioni di potenza regionale, neanche tutti i diritti in qualche modo, perché tanto siamo in un mondo dove contano le potenze e a livello regionale è uno dei maggiori stati, dei più grossi, dei più forse ricchi in generale, quindi in un discorso, come si fa di solito, è anche legittimo, comprensibile in qualche modo, no? E quale può essere il rischio nucleare? A parte il fatto che tutti avete letto nelle ultime paio di settimane che in realtà tutte queste accuse dell'Iran di avere programmi militari sarebbero false, perché addirittura i servizi segreti americani hanno fatto sapere che dal 2003, i programmi militari sono stati chiusi. Ora, è vero che nel nucleare, che semmai si può riprendere, nucleare è intrinsecamente una tecnologia di doppio uso, in cui è difficile separare nettamente gli usi civili dai possibili usi militari. E il nucleare è nato come tecnologia militare, è nato per fare le bombe, è nato per fare i reattori militari che producono il plutonio, è nato per fare i reattori dei sommergibili nucleari, e poi dopo sono stati fatti i reattori nucleari, quindi spetta per gli accordi internazionali e i trattati internazionali a questa agenzia verificare, non spetta al Consiglio di Sicurezza. Al Consiglio di Sicurezza aspetterebbe, una volta che l'agenzia dica, quel paese abbiamo il sospetto che sviluppi tecnologie militari, allora la palla deve passare al Consiglio di Sicurezza, che diventa un problema politico, non è più un problema tecnico. Ma finché l'agenzia non trova questi indizi, no, non si può, come dire, mettere in galera qualcuno per un sospetto che non abbia nessuna pezza d'appoggio, no? Ma è difficile verificare questi sospetti, perché in teoria, da quanto si legge, io che non ci capisco nulla e semplicemente leggo il giornale, ho capito che per arrivare al nucleare ci sono dei procedimenti, fra cui l'arricchimento, sì, eccetera, eccetera, che dovrebbero, diciamo così, risaltare all'occhio, diciamo così, della strumentazione disponibile. Sicché, vista così, in realtà non dovrebbe essere difficile verificare se davvero succede, tipo, non so, oppure la prova di una bomba. Quando una bomba scoppia, ci sono, ovviamente nella mia ignoranza che non ha una terminologia adeguata, però ci sono delle strumentazioni che rilevano diciamo uno scoppio della bomba, diciamo la deflagrazione stessa. Sì, che in teoria non dovrebbe essere difficile, però è difficile per quel motivo che dicevo prima, che le tecnologie, le possibili usi militari non sono così diversi da quelli civili. C'è questa tecnica scusate, ma appunto c'è questa storia del raffreddore che non posso farci nulla. Questa tecnica di arricchimento dell'uranio che l'Iran sta cercando di realizzare, e c'è tutto questo rumore, questa opposizione, queste accuse, in realtà è la stessa tecnica con cui si può poi arricchire l'uranio a livelli superiori di arricchimento per fare le bombe, a livello molto superiore, ma la tecnologia non è che cambi realmente. Tutti i paesi che si sono fatte le bombe sono passati attraverso reattori nucleari, processi di arricchimento, oppure estrazione di plutonio dal combustibile dei reattori, quindi le tecnologie sono quelle. E siccome le tecnologie non sono semplici, sono complesse, credo, io non sono un tecnico proprio, come dire, che conosce in dettaglio queste procedure, che le ha visto, ma le ho studiate, le conosco in generale, non così per
perché lo toccate con mano. Non l'ho mai fatto una bomba. Non l'ho mai fatto una bomba. È complesso anche perché poi un paese può nascondere dei programmi, queste verifiche, seguono sempre certe procedure ufficiali. Insomma, ci sono degli aspetti sicuramente complessi, ecco. Però è un fatto che l'Iran pare che non abbia questi progetti, anche se, intendiamoci, io può sembrare che io difendo l'Iran, o io non ho nessuna simpatia per il governo dell'Iran, non tanto per gli iraniani, ho avuto anche bravissimi iraniani, bravissime persone, per i governanti, ma direi per i governanti di pochi paesi al mondo avrei simpatia oggigiorno, quindi non c'è una grande distinzione. Però ecco, non vorrei che sembrasse che io poi sia favorevole che l'Iran si faccia la bomba, per carità, ha impedito all'Iran, come a qualunque paese, di farsi la bomba. Bisogna impedirlo anche all'India, al Pakistan, a Israele, a Sudafrica, però visto che non hanno due paesi che hanno le armi nucleari, e invece gli Stati Uniti vanno a fare accordi per poter commercializzare la loro tecnologia nucleare, quindi ci sono sempre due pesi e due misure. Però la cosa che vorrei mettere in rilievo, per non essere anche troppo lungo, direi due cose. La prima è che, ripeto, l'Iran ha impedito di fare la bomba, l'Iran comunque in quel paese, ma un domani che l'Iran avesse la bomba, per esempio, non sarebbe questo pericolo così grande che si dice, secondo me. Pericoli sono quelli che hanno i grossi arsenali e che hanno stabilito che sono disposti e intenzionati a usarli se decidono che sia opportuno. Perché l'Iran, mettiamo anche che l'Iran domani abbia 10 bombe nucleari, e che ci fa? Rallenta il suolo Israele, poi a sua volta viene cancellato dalla carta geografica, cioè non è certo un affare. Se pensate alla Corea, che forse è più chiaro addirittura come esempio, la Corea era uno stato canaglia, no? Con cui nel 94 Clinton aveva fatto un accordo in base al quale, in cambio della chiusura dei suoi programmi nucleari, la Corea del Nord avrebbe avuto aiuti di tutti i tipi, compreso la costruzione di due reattori nucleari di tecnologia americana. Poi questo accordo è stato disatteso, Clinton, Bush lo ha rinnegato praticamente, è nato il contenzioso che è andato avanti un sacco di tempo, c'erano questi sei paesi che contrattavano, no? Con la Corea, però contenzioso. Allora la Corea è uscita dal trattato di non proliferazione, cosa legittima perché lo prevede il trattato, no? Con 3 mesi di anticipo qualunque paese può uscire e a quel punto fare quello che vuole, perché l'agenzia non può che andare a fare i controlli. Ha detto: allora io mi faccio la bomba, visto che mi minacciate, mi faccio la bomba. Hanno continuato a contrattare, non sono arrivati a nulla, finché è stato il 6-9 ottobre dell'anno del 2006, poco più di un anno fa, hanno fatto il botto, hanno fatto il test nucleare, che probabilmente non è stato neanche un grande test, forse una bombetta, neanche molto efficiente, ci sono state delle rilevazioni per cui è stata un'esplosione nucleare, però non credo sia stata una bomba molto moderna, molto efficiente, molto... Cosa è successo? Che nel giro di 4 mesi hanno fatto l'accordo con la Corea. Corea non è più stato canaglia, e il giorno dopo l'esplosione della bomba coreana, un giornale israeliano ha fatto un commento che secondo me era emblematico, ha detto: la Corea a questo punto ha la bomba, non può più essere attaccata. E quello è il punto, non che potesse attaccare, che se ne fa la Corea di una bomba, ripeto, anche di 10, stesso discorso dell'Iran, verrebbe cancellata dalla carta geografica se lo usasse. Invece, avendo la bomba, non può essere attaccata, perché allora sì che può reagire con una bomba nucleare. E quello è il punto. Quindi il messaggio che viene mandato ai paesi è: se volete essere rispettati, fatevi la bomba. La Corea del Nord era stato canaglia, si è fatta la bomba, non è più stato canaglia, gli danno gli aiuti, hanno rifatto l'accordo. Quindi direi che è un invito a nozze per i paesi che vengono minacciati. Questo forse riassume. Per tenere qualcuno sotto si inventano. Sì, in questo senso. Sì. E poi intanto preparatevi. Dite pure, interrompetemi, chiedete chiarimenti. Intanto ne faccio un'altra io, aprendo una piccola parentesi, poi si può richiudere in qualsiasi momento.
Questo parallelismo fra il nucleare ad uso civile per poi spesso passare ad un utilizzo militare. E tu sei un fisico, che posizione hai sul nucleare civile? Io sono contrario al nucleare civile, radicalmente. Anche per l'utilizzo di energia? Anche quello per la produzione dell'energia elettrica. Io seguo quello che voi mi dite, quindi mi va benissimo, anche parlare del nucleare civile ci manda nozze, ma piccola parentesi. Sì. Io sono sempre stato contrario, ho fatto tutte le campagne contro il nucleare negli anni 70, 80, fino al referendum. Dunque, io sono contrario, prima di tutto, perché il nucleare civile non può essere separato dal nucleare militare. Le reattori nucleari producono plutonio, che è l'esplosivo nucleare ideale, quindi, e nel mondo ci sono 1800 tonnellate di plutonio stoccate in vari paesi, però voi capite che come ne bastano 5-10 kg per fare una bomba, scompaiono 5-10 kg rispetto a 1800 tonnellate, insomma è un'inezia in senso relativo. Avrete letto sui giornali qualche settimana fa che hanno trovato un contrabbando di mezzo chilo di uranio che non si è capito se era arricchito, che cos'era, hanno detto che potevano fare una bomba sporca, ma questo è quello che hanno trovato, veniva da uno, pare, uno delle ex repubbliche sovietiche. Che cos'è una bomba sporca? Una bomba sporca se ne parla molto oggi come rischio del nucleare che può venire dai terroristi. È una cosa molto banale, detta proprio in parole povere, una certa quantità di materiale radioattivo, quindi non che esploda o che materiale altamente tossico e pericoloso per le radiazioni, perché è radioattivo, messo in una bomba ordinaria che esplode e lo sparge nel territorio. Se volete, tante volte ci sono anche esempi, purtroppo si accusano i terroristi, ma il padrone del mondo l'ha già usato, le bombe il cosiddetto uranio impoverito, è un materiale radioattivo, è altamente tossico, che esplodendo si sparge nell'ambiente e quindi è già una bomba sporca. E in Iran, io ho letto proprio stamattina, mi è arrivata una mail che denuncia l'aumento vertiginoso di tumori in Iraq, nella popolazione, con tumori strani, nuove, persone che hanno due o tre tumori allo stesso tempo, delle cose spaventose. Noi sapete che in Italia c'è la polemica sui militari italiani, degli stati in Bosnia, in Iraq, che contraggono tumori, poi il ministero dai numeri dell'otto gli vengono contestati, però insomma, c'è questo problema. Negli Stati Uniti e in Inghilterra sono quantità molto maggiore, però nessuno si preoccupa delle popolazioni di questi paesi. Tra l'altro che è stato distrutto il sistema sanitario di questi paesi, diciamo la struttura di uno Stato che possa controllare queste cose. Quindi questo vale anche in Bosnia, vale anche in Kosovo, non soltanto in Iraq e in Afghanistan naturalmente. Quelle sono già bombe sporche, anche se viene negato. Intanto dovete sapere come pensano gli scienziati, visto che la maggior parte dei miei colleghi fisici ritiene che l'uranio impoverito non è così dannoso come si vorrebbe, come si dice. Ecco, questo per dirvene una. Abbiamo divagato, io seguo. Sì, ritorniamo un momento al civile, dove poi ti ho interrotto. Dunque, allora, sì. Non vorrei parlare sempre io, però vorrei che interagiamo, non vorrei prendere. Hai preso come professore universitario, forse la gente si è. Voi siete un po' intimoriti, io sono abituato. Prego, dopo riprendiamo. Rimaniamo sul civile, per favore. Perché non so, lei ha seguito sicuramente la vicenda ultima del coinvolgimento del professor Veronesi a proposito di una cosa che non c'entra nulla al momento con il nucleare, ma. È stato invocato il suo illuminato parere anche dal Presidente Martini per giustificare la scelta inceneritorista della regione, della provincia, insomma dei vari comuni.
Io cito il richiamo il Veronesi perché contemporaneamente, più o meno contestualmente, nello stesso periodo, Veronesi si era espresso sul discorso del ritorno nucleare come cosa ottima perché non è inquinante, non ha emissione di polveri sottili, cioè questa commistione strana, no? Sì. Perversa tra questi aspetti. Lui l'hanno invocato come nume perché aveva detto che gli inceneritori vanno bene, in realtà non l'ha detto perché ha smentito con la lettera della sua segreteria, è stato usato uno studio di un suo collaboratore, comunque lui è il presidente del comitato scientifico che ha avuto l'incarico per i quattro inceneritori della Sicilia, perché è comunque responsabile se c'è stata la cialtronata o la cialtronata. Ma insomma lui contemporaneamente dice io sono per nucleare proprio perché non ha emissioni nell'atmosfera. Il nucleare è sicuro perché ora sarebbe sicuro, eccetera, eccetera. Non è assolutamente vero che il nucleare è sicuro, a prescindere dall'atteggiamento che tutti noi abbiamo una certa età, insomma, noi abbiamo fatto le lotte. Certo. Certo. Lui non sta sdoganando una cosa nuova, sta solo riproponendo una cosa vecchia, magari. Sicuramente gli attori che costruiranno il futuro avranno delle norme di sicurezza più rigorose, però quelli che attualmente si possono costruire, che stanno costruendo uno in Finlandia, a Baviglia, che ne sta costruendo uno, ce ne sono alcuni in costruzione, non so se una di 10, 15, qualcosa di simile, sicuramente avranno delle norme di sicurezza molto maggiori di quelli delle passate generazioni, ma non sono dei reattori completamente nuovi. Il nucleare viene in qualche modo venduto dicendo che intanto questi reattori sono più sicuri e poi dopo il 2030 potremo costruire dei reattori completamente nuovi è perché non esistono ancora, ci stanno lavorando, ci stanno studiando. Perché ancora non ci siamo. Proprio vendono la pelle dell'orso prima di averlo preso e fanno in questo modo per rilanciare il nucleare. Io sinceramente non sono purtroppo un tecnico, quindi sulla sicurezza o meno delle centrali che costruiscono ora non mi sentirei di sbilanciarmi, ecco. Sicuramente bisogna tenere conto che quando c'è un incidente però nelle centrali nucleari è tutta un'altra cosa, da un altro tipo di incidente. Purtroppo quest'anno è stato anche l'anno in cui l'anno scorso il ventennale di Chernobyl, e c'è stato un pompieraggio spaventoso, cioè hanno fatto a gara a cancellare Chernobyl come piccolo incidente di percorso. Cioè, Chernobyl è stata una tragedia che continuerà a seminare morti, tumori, malformazioni alla nascita, chissà per quanto. Gli effetti di queste cose a volte risorgono dopo 20 anni, dopo 40 anni, si è visto anche dopo le bombe di Hiroshima, si è visto anche nel caso di altri incidenti. D'altra parte gli incidenti purtroppo continuano ad essere all'ordine del giorno. Nel Giappone, che ha una 50 di centrali, da un sacco di incidenti, alcuni anche di molto gravi. Uno avrete sentito, è stato un mese e mezzo fa, col terremoto, che ci fu fuoriuscite radioattive da una centrale, danni a una centrale, però poi dopo l'hanno coperto, non si è più saputo nulla. Cioè purtroppo queste cose le coprono e ci fanno sapere solo quello che vogliono farci sapere, il resto non ce lo fanno sapere, insomma. Io ripeto, credo che se non andasse a fare un controllo serio sulle conseguenze di Chernobyl, troverebbe ancora un elemento molto forte in tante parti d'Europa e forse anche del mondo, perché le radiazioni non si fermano con i confini. D'altra parte l'Organizzazione Mondiale della Sanità denuncia il fatto che è in corso un'epidemia di tumori e che sta aumentando nel mondo. Però, insomma, giocare con queste cose è veramente una cosa criminale, secondo me. Quindi bisognerebbe cominciare. Ora, forse è anche vero che non esiste una soluzione che non inquini. Però allora o ci decidiamo. Vedete, la critica più grossa che io faccio alla queste spinte, questa ora per riprendere il nucleare, è veramente la più radicale. È che vogliono ancora vendere l'illusione che possiamo continuare a consumare energia come ci pare, perché tanto il nucleare ce la darà. Quella è quando il pianeta non la reggerà e il genere umano non la reggerà, o la reggerà male, insomma, con delle conseguenze gravi. Questa è la cosa più grave, a mio parere. Cioè, non prendere atto che bisogna che diamo una svolta al mondo e che si parla
di decrescita oggigiorno, che c'è sempre questo sviluppo, aumentare i profitti, tutta questa logica economica che anima tutto e che deve, bisogna per forza crescere, per forza consumare di più, e tanto c'è il nucleare che ce lo dà. Ecco, questa è veramente la critica più grossa che faccio, perché portano anche la gente, come secondo me poi la maggior parte della gente non chiede altro, cioè non gli vuol dire, cioè gli vuol dire di farci dei sacrifici, storce il naso e cerca di non farli. Se uno dice ma puoi continuare tranquillamente con me, anzi il prossimo anno consumare sì, un po' di più, questa è veramente la critica più grossa che faccio. Naturalmente pensate che col nucleare si produce solo energia elettrica, che è circa il 20% dei consumi totali. Noi importiamo credo il 96% di risorse energetiche sotto forma di petrolio, però il 30% va nei trasporti su gomma. Avete visto i miei risultati recentemente, ecco, e credo che il 20% vada in agricoltura con degli sprechi enormi anche lì. Capite? Quelli rimangono, quelli non la centrale nucleare mica li rimedia. Quindi anche se producesse tutto quel 20% di energia elettrica, e non ci si arriverà mai, col nucleare è una frazione trascurabile dell'energia totale, e l'anidride carbonica si produce soprattutto per gli altri processi più ancora che quelli per la produzione di energia. Quindi c'è un grande player sotto, ma sarà impossibile qualunque discussione, perché questi vanno avanti vendendo i loro dati. Poi ce ne sono altre di critiche, insomma, ne possiamo riparlare, ma non vorrei fare una lezione, una conferenza, vorrei dialogare, possiamo parlare anche di altri aspetti, ma preferirei interrompere un po', ecco, dare un po' di spazio, no? Vedi qualcosa, se no rifaccio una domanda. Ci sono comunque, vabbè, dal punto di vista della ricerca pure semplice, anche sì, delle ricerche che lei sappia su questo campo, cioè per esempio sul tentativo di ridurre il problema delle scorie, cioè si parla a volte di far cambiare attraverso diciamo l'attivazione delle scorie e trasformarli in elementi che hanno un tempo piccolo di decadimento, però insomma. Sì. Ma anche questo è tutto dei progetti a venire. Cioè, il discorso che viene fatto da chi propone la revisione nucleare è: intanto li prendiamo, poi abbiamo dei progetti che nel 2030 poi risolveranno questi problemi. Non mi sembra un atteggiamento molto, molto saggio, anche perché abbiamo visto in passato che i programmi nucleari non sono poi andati avanti come loro volevano. Insomma, quando dopo il 1955 è stato lanciato l'atomo per la pace, si parlava di migliaia di centrali, ne hanno costruite 500-600, siamo un ordine di grandezza sotto. Quindi adesso che parlano di costruire 100 centrali nucleari in Europa nei prossimi 20 anni, ma se anche riprendono, se ne costruiscono 20 sarà anche troppo, secondo me. Non ci credo che arrivino a inaugurare 3 o 4 centrali all'anno. Ma dove, ma quando? Ma non è mai successo neanche negli anni in cui il nucleare tirava. Quindi secondo me anche lì c'è un bluff sotto. Ci sono dei grandi interessi, hanno investito le industrie nucleari anche in Italia, Mansaldo ha ricostituito il settore nucleare, da borse di studio all'università per formare della gente, perché poi dopo il referendum dell'87 noi, con uno stile proprio tipicamente italiano, abbiamo smantellato tutto in quel settore, anche tutto a livello di competenze, di preparazione di gente, di studiosi, di tecnici che abbiano una preparazione in quel settore, noi dovremmo anche ripartire da zero. Quindi grandi investimenti indubbiamente per fare quattrini li vorranno fare, non ci rinunceranno, ecco. Però questi progetti zoppicano sempre, a mio parere. La centrale che stanno costruendo in Finlandia dovrebbe essere una di queste, appunto, un po' rinnovate, non completamente nuova, ma insomma un po' più nuova, insomma, delle precedenti, non queste che dovrebbero arrivare, se arriveranno nel 2030, ha già accumulato ritardi di 2 anni nelle realizzazioni, penali, quindi aumento di costi. E le scorie che produrrà, vabbè, anche se ne potrà bruciare una parte, per il problema delle scorie è ancora insoluto. Noi dopo 20 anni abbiamo il problema delle nostre scorie italiane, che sono veramente una piccolissima cosa, non riusciamo a risolverlo. Quindi queste cose vanno avanti per centinaia di anni o per migliaia di anni. Questa è la cosa grave. Come si fa a scommettere
sul futuro in questo modo di vado. Nessun paese ha trovato ancora una soluzione per le scorie. Sì, promesse che poi, quando comincerà, arriverà questa famosa quarta generazione di reattori nucleari. Queste qui, un po' nuove che fanno adesso, è la terza, ma la quarta deve essere completamente nuova, ma non ce n'è ancora uno, però di questi. Quest'anno ci sono vari progetti di vario tipo, no? Però vendono appunto la pelle dell'orso prima di averlo preso. Ecco, allora quelli avranno dei cicli nuovi, che eviteranno anche la proliferazione militare, che risolverà proprio delle scorie. Vabbè, però mi sembra che promettere le cose col mondo come va oggi, grandi progetti che dovrebbero realizzarsi dopo il 2030, ma cos'è che va avanti oggi a livello mondiale che si possa scommettere di fare? Peraltro in un mondo, progetti che richiederebbero come una cooperazione di tutti i paesi del mondo, perché questi reattori li stanno facendo cercando la Cina, l'India, la Russia. Vabbè, sono mica paesi che presumibilmente andranno d'accordo nei prossimi decenni, quindi faranno anche delle guerre. E cosa fanno? Continuano a collaborare invece, a cooperare per darci il nucleare che risolve gli altri problemi? Mi sembra proprio, diciamo, delle scommesse a vuoto, non lo so. Ritornando agli armamenti, eccetera, in quanti ci mangiano? Quanto dal lavoro? Questa è una buona domanda. Beh, intanto ci mangiano le grandi industrie statunitensi che chiaramente fanno quattrini e palate. Pensate che sul scudo antimissili, se mai dopo ci vado un po' a parlare, sono stati spesi, c'erano dati dell'anno scorso, più di 100 miliardi di dollari, 106 miliardi di dollari. Sono degli affari giganteschi per le industrie che ci lavorano, naturalmente vivono su quello. Ci sono enormi laboratori di ricerca puramente militari, la gente non lo sa, gli andrebbe detto. Gli Stati Uniti hanno tre enormi laboratori dove lavorano, io non so bene quanti, ma saranno migliaia, se non perlomeno migliaia, se non decine di migliaia di tecnici e scienziati di alto livello che lavorano, sono pagati solo per realizzare bombe, armi di tipo nuovo, per perfezionare le armi nucleari, solo per quello. Non credo che gli manchino i finanziamenti e non credo che abbiano il lavoro precario, perché l'industria di lavoro, preparare un precario, poi dopo vai in giro a cercare lavoro con quel tipo di conoscenze, non credo che sia molto salutare, quindi credo che si ritengano ben stretti quando entrano lì dentro e li fanno lavorare. Era anche l'Unione Sovietica, se vedete, aveva le città segrete, forse avete visto qualche documentario dove c'erano decine di migliaia di scienziati che ora sono molti sono a piede libero, disoccupati, quindi in vendita al miglior offerente probabilmente. Questi sono poi i bei risultati. E vengono prodotti in questo modo qui, appunto, industrie, grandi spese dei governi, grandi investimenti, grande parte delle potenzialità scientifiche utilizzate a quello scopo lì. Non è allegro, Io non sono la persona data per trasmettere ottimismo, non sono mai stato, però come vedete non mi fermo, quindi non mi sono fatto paralizzare dal mio pessimismo. Non ci sono anche le industrie italiane che collaborano a questo tipo di progetti? Sulle armi nucleari? Sono sistemi di puntamento? Non lo so, lavorano sui sistemi di puntamento, radar, puntamento, radar, sensori, infrarosso, tutte tecnologie, sicuramente sistemi di controllo, comunicazione, sicuramente ci sono, ecco. Abbiamo un bel budget, io non ho i dati aggiornati, non ho pensato a prendermi, insomma, sul commercio di armi. Siamo stati fra i maggiori commercianti di armi, non siamo più proprio alla vetta, ma insomma ci facciamo ancora dei begli affari, e poi abbiamo le fregate che vendiamo, forse non so se diamo le fregate davvero, ma le fregate, le navi, che vendiamo un po' a tutto il mondo, quindi poi adesso abbiamo fatto questo affare di fabbricare questi F-35 a Novara, no? In caccia? Sì, i nuovi caccia F-35. A Novara. Ci abbiamo fatto, spiegalo. Come? Ci abbiamo fatto, approfondisci in questo video? No, non sono in grado di approfondire perché sono cose che ho letto, ma non ne so, cioè abbiamo il
governo ha fatto un accordo con gli Stati Uniti per fabbricare in Italia, almeno fare in Italia una fabbrica che per questi nuovi caccia ultramoderni F-35, che costano un patrimonio, ecco. Non ne so molto di più, ci sono le manifestazioni a Novara, ne hanno fatto un paio nel 2007 contro questa scelta, ecco, però come per la base di Vicenza pare che vada avanti tranquilla. Lì c'è stata una bella manifestazione, per il 15, però vediamo un po'. Però nel 2030 ci saranno dei caccia modernissimi, sì, sapete, che colpiranno solo quelli cattivi. E infatti bussano. Sì, però, a proposito di colpire, tornando al nucleare civile, ma mettiamo che costruissero anche migliaia di centrali nucleari, ma per proteggerle, ti dice il terrorismo, allora bisogna militarizzare il territorio. Cioè, il nucleare va con una militarizzazione, certo. Ma per loro torna, è un teorema, non fa la grinza. Non fa la grinza, sì, sì. Ci saranno posti di lavoro a spade. Sì. Ci saranno anche meno persone se ne scoppia una di quelle. E riguardo il che fare o il che sperare, ovviamente siamo lontani dalla concezione delle due grandi potenze a cui c'era prima, Russia e America, che si contrappongono e che ora che è tutto finito, uno dice guarda, anche funzionò, poi sempre pericolante, insomma, come erano vari rischi di crisi, però funzionò perché tutte e due, prima si faceva paura a vicenda, poi vabbè, una è implosa e perciò sono rimasti. Ora, noi che bisogna sperare? Quali sarebbero i passi da compiere? Non so, sicuramente, dico ovviamente, è sempre l'opinione mia, una riduzione drastica davvero delle spese della difesa, delle spese militari, che pure continuano ad aumentare, anche una massa finanziaria. E sì che sicuramente una diminuzione di quel tipo di spese. E poi in realtà anche lì all'interno differenziare, perché lì nelle spese della difesa c'è veramente tutto, il chiedere una maggiore chiarezza a livello internazionale, però sì, ci può essere ottimista, perché qui si parla di ampliare l'esistente, cioè ampliare le basi che ci sono, dove è possibile costruirne di nuove, eccetera eccetera, però che cosa dovremmo sperare? Non che tutti smentiscimi, ma non che tutti abbiano la tomba. Anzi, il contrario, cioè, il futuro nessuno ce l'ha, sarebbe proprio eliminare le armi nucleari dalla faccia della terra. Però neanche è molto efficace, ancora meno, neanche tra virgolette corretto chiedere ai paesi più poveri, comunque più è, di non farla loro, perché noi non ci fidiamo, e allora resta il grande controllore. Esatto. Anche perché, come dicevo, per la Corea il messaggio fece: se vi fate la bomba sarete lì per danni. Questo è il messaggio che viene dato con questa politica. Allora, ma sul piano del che fare, io credo che sia importante dare delle indicazioni, parlando per quel che valgono. Dunque, intanto diffondere una conoscenza un po' più approfondita, ma consapevolezza di questi rischi, di questi pericoli, è importante, cioè che la gente sappia che il pericolo non viene dall'Iran, ma non perché l'Iran non preoccupi, non vorrei, no, però questo pericolo non viene dall'Iran, insomma, ecco. In questo momento anche pericoli di guerra non vengono dall'Iran, vengono, meno che mai dalla Corea del Nord, anche perché ormai l'accordo l'hanno fatto, la Corea ha chiuso il reattore, torneranno i controlli dell'agenzia internazionale, quindi non c'è questo rischio. E quindi una maggiore consapevolezza e informazione dell'opinione pubblica è importante, anche se si va controcorrente, è chiaro, perché l'informazione dominante va in un altro senso. Poi si può partire proprio partendo da noi, andando allargando. Poi c'è un aspetto importante che la maggior parte della gente non conosce, purtroppo: noi abbiamo ancora delle armi nucleari in Italia, sul territorio. Ci sono una noventina di testate nucleari nelle basi militari di Aviano
che è nel Veneto e di Ghedi, che è vicino a Brescia, e fra l'altro la base di Ghedi è una base della NATO, mentre la base di Ghedi è una base italiana, in cui se un giorno queste armi venissero utilizzate davvero sarebbero sganciate dai tornado delle aviazioni militari italiane. Quindi siamo uno stato nucleare a tutti gli effetti. Allora, la prima cosa è diffondere questa conoscenza e diffondere la volontà che queste armi se ne vadano dal nostro territorio. Questo è già un primo segnale. E queste armi è un po' molto ambigua, perché ci giocano anche i nostri governanti, perché i trattati per cui sono qui sono segreti, anche se sono segreti di Pulcinella, comunque il Parlamento non ne ha mai discusso, ma i nostri politici governanti un po' ci navigano, perché in realtà non credo che siano contrari ad avere, sono uno stato singolo per avere le armi nucleari, non lo sentono secondo me come una subalternità agli Stati Uniti, gli dà in qualche modo soddisfazione, li fa sentire importanti, però ecco, diffondere questa cosa e il ritiro di queste armi può essere ottenuto, l'ha ottenuto la Grecia, l'ha ottenuto credo la Groenlandia, non mi ricordo adesso, insomma sono due o tre paesi della NATO che hanno ottenuto che venissero rimosse le testate nucleari sul loro territorio, non è successo niente, sono ancora nella NATO, se questo fosse importante io uscirei anche dalla NATO, avete un altro discorso, cioè eliminerei la NATO, però ecco, si può anche essendo nella NATO non è che sia incompatibile con il chiedere che queste armi vengano rimosse. Ecco, questo, su questo io credo che qualcuno di voi lo sappia già, che sono in corso delle raccolte di firme su due proposte di legge di iniziativa popolare, una proprio sulla denuclearizzazione dell'Italia e l'altra su è più complessa, è su tutto il meccanismo legislativo delle basi militari sul nostro territorio, perché gli accordi vengano resi pubblici, discussi dal Parlamento, insomma è tutta una serie di cose. Ecco, sarebbe importante, credo che ci sia tempo fino a febbraio, quando hanno raccolto 50.000 firme, poi il Parlamento, non so, non ha mai discusso una legge di iniziativa popolare, non può darsi anche non la discussione, però l'importante è un'occasione per avvicinare le persone, per far capire che c'è la volontà che sta coagulando su questo, che non siamo tutti pecoroni e che qualcuno che si ribella c'è e questa consapevolezza si amplifica. Quindi questo è già un passo che ci può coinvolgere tutti con un atto concreto. Io credo che sì, le firme si raccolgono anche in comune, perché di solito per tutti i referendum, proposte di legge dovrebbe esserci un ufficio comunale, verranno fatti dei banchini come le forze di coloro che portano avanti questi non temi. È partita allora ancora. È partita, no, sì. La campagna è partita. Ed è anche in difficoltà anche la raccolta firme, perché non c'è un radicamento nel territorio. Bisogna firmare fisicamente, non si può fare. Bisogna firmare fisicamente, non solo in presenza di un funzionario, qualcuno che autentica le firme. Ma facciamo il comitato per raccogliere le firme. C'è qui a Firenze, lo incrociai una serata sulla Costituzione. Sì, per il lì. Però sì, so che sono importanti. Lisa Clark, una delle fondatrici di questa iniziativa popolare, poi verrà anche futuro. 10-15 associazioni che lo appoggiano, credo. Sì, ma hanno anche litigato tra loro, ci orgogliamo di questo. Quegli orgogliosi cartelli delle entrate di vari comuni inneggiano a territorio di denuclearizzare. Quella fu una campagna che venne fatta negli anni 80, che poteva avere un senso, adesso non ha più molto significato, ma insomma ormai. La campagna è finita, insomma, direi che sì, non è più molto attuale quella cosa lì. Però a quei tempi aveva un po' più significato come oggi, ecco, di prendere posizione su questo. Aveva preso campo. Poi erano anche rimasti sulla carta, perché poi controllare queste cose, ma non è che portino le armi nucleari nei comuni, naturalmente. Però come abbiamo usato proprio come queste campagne di oggi. Quindi ecco, in questo senso si può agire, si può fare qualcosa, lo possiamo fare tutti. Sul piano internazionale il problema è che oggigiorno il disarmo nucleare non è nell'agenda politica, perché i grossi stati nucleari non la vogliono discutere.
l'altro sapete che anche se non è un caso, cioè non è stato necessario, è stato un caso, ma tutti gli stati nucleari ufficiali sono nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, quindi governano il mondo. Non è stata una cosa automatica che gli stati nucleari facessero parte, però di fatto come le paesi più grossi sono membri stabili del Consiglio di sicurezza, quindi dipende da loro. L'Assemblea delle Nazioni Unite ha preso posizione per la ripresa del disarmo nucleare, non solo, c'è stato 11 anni fa nel 96 una cosa molto importante, che purtroppo non c'è stato che l'abbia raccolta. L'Assemblea Generale dell'ONU ha chiesto alla Corte Internazionale di Giustizia, che è un organo consultivo dell'Assemblea Generale, un parere legale sul se la minaccia e l'uso delle armi nucleari sia legale o no per il diritto internazionale. E la risposta della Corte Internazionale del 96 è stata una sentenza, parere, perché si chiamano pareri, non sono vincolanti, che sì, la minaccia e l'uso delle armi nucleari è illegale. E non è stato proprio nettissimo, perché è stato 7-6 mi pare il quesito più delicato, però di fatto il parere è stato quello. Però queste cose poi rimangono sulla carta, però ci sono strumenti anche giuridici perché la cosa venga ripresa. Insomma, noi oggi facciamo parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU, avremo tutte le carte in regola se ci fosse una pressione dell'opinione pubblica perché il governo italiano rimettesse, non lo farà mai perché mi sembra che siamo proprio asserviti agli Stati Uniti, sembrerebbe il rifiorire del ritorno da veronesi, sì, prima, insomma, sì. Cioè, ci sono varie voci che si levano, sì, ogni tanto. Industriali a Firenze, ultimamente, poi a livello di Confindustria, eccetera, c'è stato diversi pronunciamenti. Era uno stillicidio che però aumenta, come a livello mediatico, cioè, come se ci fosse il piano per farlo passare. Sì, ma vedete la campagna a favore della ripresa nucleare civile, come si svilupperà, sta partendo adesso, ma diventerà furibonda. Così. Date un po' il terreno. Eh sì. Io ho sentito il presidente Martini che la televisione sta facendo un programma con energie alternative, ma che non realmente al nucleare, tutto che obbliga il fotovoltaico, i pannelli su tutte queste cose, delle eoliche e tutte queste, e escludendo, cioè di vedere quanto ce ne serve e fare un programma per arrivare a quella produzione con quest'altro. Mi ha fatto piacere sentirlo, però come ha parlato lui una volta così, poi ce ne sarà tanti. Cioè, non sarà la storia di questi giorni. In questi giorni, sì. In questi, sì, giorni recentissimo. E parlava, ha parlato così, però nel mondo non si ferma lì. Poi, no, poi il rischio è che anche, perché in Italia c'è questo giochetto che fra le fonti rinnovabili ci mette anche gli inceneritori, li chiamano termovalorizzatori. Non l'ha rammentato. Un controsenso. Non l'ha rammentato, perché anche quello forse sarà un po' rimandato, non c'ha una strada facile, anche sì, no, comunque, cioè, lui non ha parlato, comunque in questa riunione eccetera ha parlato di queste alternative, ma non ha parlato di inceneritore, non ce l'ha messo, perché sarebbe veramente assurdo, perché che produce, cioè produce un cavolo, ne consuma più di quanto non è niente. Comunque non l'ha rammentato. Se no si terrà d'occhio. Però visto che la Toscana è proprio, come dire, la mosca cocchiera della lobby degli inceneritori, alla fine li metteranno in conto, perché sì, l'energia un po' ne produce, quindi purtroppo sono altri problemi, ma comunque la metteranno dentro. Per ora c'è ancora le battaglie, nel senso che noi non gliela facciamo fare, professore, stia tranquillo, che non gliela facciamo fare. Io me lo auguro. Ma me lo sanno. Naturalmente. Lo sanno e non gli si può fare. E allora vedi, il discorso ampliato poi potrà valere anche
per le centrali nucleari, ma anche per le bombe, perché insomma sta poi a tutti noi pretendere che queste cose non ci siano. Nel dove ognuno da solo si sente impotente, però bisogna cercare di crescere, di essere sempre di più, come per un inceneritore poi si crea una opinione pubblica energica, combattiva, e cerchiamo di farlo anche per il disarmo nucleare. Una calmatina se la sono data a tutti quanti dopo il referendum dei campi. Cioè, anche il sindaco Vini ha detto che bisogna tener conto, bisogna. Una frenata c'è stata, poi si vedrà come si dice. Sì, sì. Speriamo perciò anche questo nucleare, no, anche se ce ne sta più voglia, c'è poca reazione. C'è poca reazione però. C'è stato questo incontro con Martini e parla così, evidentemente delle pressioni ce l'avrà anche dalla parte che non ci vuole, se no non c'è, non, come faceva a organizzare questa... La conferenza era proprio sul discorso dell'energia e lui... Cioè, il programma che faceva era questo, fare il conto di quanto ce ne serviva e programmare per arrivare a questa quantità cosa serviva. Ha detto, penso che forse ci saranno anche delle resistenze per le pale eccetera dai comitati, però io spero che i comitati e si verrà, Sandra, voglio dire, se la danno fra sé i comitati, perché se uno sceglie il nucleare al posto delle pale, cioè, non mi sembra che non ci siamo. Come diceva il buon Andreotti, poi a pensare male si fa peccato, però quasi sempre ci si azzecca. Bisogna vedere questo conteggio dell'energia che serve, come viene fatto ora. Faccio un po' per fare il pungolo, perché se viene fatto un calcolo più alto di quella che serve, o comunque vengono conteggiati anche tutti gli sprechi, allora davvero non basta né il riciclaggio, né il fotovoltaico, né la raccolta differenziata, né il solare, né il vento, né le altre tecnologie di energia. Se si pensa che ci serve, ma fino ad ora si è fatto così, ci servirà, ma sarà una quantità che si potrà arrivarci. Il problema è come di tante cose.